il maestro Michele. Papà mio, dice. Sarà una coincidenza o il fortunato film del regista Milani, girato in Abruzzo, un mondo a parte, ha portato l'attenzione su una questione forse poco conosciuta nel mondo della scuola, le pluriclassi, lì dove per l'esiguità del numero dei bimbi non è possibile comporre una sola classe. Tra i primi cittadini c'è chi critica queste scelte, chi è costretto ad accettarlo per scongiurare la chiusura della scuola e chi invece vede questa decisione come una opportunità. Nella trasmissione Fatti e le opinioni su Rete 8 del direttore Carmine Perantuono si è discusso proprio di questa tematica con gli ospiti studio Carlo Frascari, segretario SNALS, Amedeo Di Mascio, ex insegnante, Massimiliano Nardocci, direttore ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e Antonio Di Santo, sindaco di Opi. Prima un commento al film, poi la realtà. Io chiedo al maestro Amedeo Di Mascio se ha vissuto questa realtà e soprattutto come si insegna all'interno di una pluriclasse e quali sono i pro e i contro di questa soluzione. Allora, sì, ho insegnato anche in una pluriclasse, in 40 anni non mi sono fatto mancare niente, vedi, alta montagna, pluriclasse, eccetera. Allora, pensare di usare una didattica normale, ammesso e non concesso che esista una didattica normale in una pluriclasse, non si può. Bisogna trovare delle didattiche alternative che si basi molto sullo sviluppo dell'autonomia, sull'apprendimento cooperativo, sull'apprendimento fra pari, sulla capacità di far interagire i ragazzi e i bambini fra loro. Il sindaco di Opi racconta la sua esperienza. La nostra scuola ha chiuso, e è vero che abbiamo, come dire, scongiurato il rischio mandando i bambini a scuola a 5 km di distanza e quindi a Pescasseroli, ma è vero anche che a pochi chilometri da Opi c'è Villetta Barrea, che il prossimo anno vedrà chiudere le proprie scuole elementari che andranno a Barrea, e tra qualche anno presumibilmente anche Pescasseroli, che è un centro un po' più grande, avrà questo problema. Ieri siamo stati a Caramanico, dove il sindaco Luigi Di Acetis ha affermato: il problema è che per la prima volta si parla qui a Caramanico di pluriclasse per una scuola media, per cui sia noi come istituzioni ma anche come genitori, anch'io ho due figli in questa scuola ma anche sono rappresentante di istituto, quello che ci preoccupa sono due aspetti: da una parte l'efficacia didattica di una pluriclasse in una scuola media e dall'altra parte il fatto che la creazione di una pluriclasse potrebbe comunque essere un po' una sorta di preavviso di future ulteriori chiusure. Massimiliano Nardocci, direttore ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, risponde così. Caramanico è una situazione di difficoltà oggettiva negli spostamenti, cioè è un plesso che comunque vede il plesso Vicignore a 17 km, sono 23 minuti di tornanti, sono bambini, ragazzi, insomma, cui non può essere sottoposto questo stress quotidianamente. Quindi la pluriclasse serve ad evitare lo spostamento. La pluriclasse può essere gestita in maniera positiva. Eppure tu sei entrato in un mondo a parte, il nostro.